so a che cosa pensi. E cosa penso? Che è stupido setacciare le Fenlands per pochi dispersi. Mi hai detto che sono i tuoi soldati migliori. Indispensabili per la riconquista. Pensi sia una cosa stupida? No, affatto. Neanch'io. Hai l'aria di chi sa convivere con la solitudine. Sei un viandante solitario. Forse pensi ai soldati come a pedine da guerra, o poco più. Ma questi guerrieri non sono solo una spada e uno scudo. Sono la mia famiglia, niente di meno. Ho già perso una città. Non perderò anche loro. Capisco. Se i tuoi uomini sono vivi, li troveremo. Un gruppo di prigionieri danesi. Mi sento bene. La nave di Leaf. Riconosco lo scafo. Cosa ne farà? Soccorrai con questo! Non posso niente! Sono un peso in questo stato! Hmm.
vi prego, siate gentili. Ho avuto una pessima giornata. Guarda nella nebbia, Liv. Segui la luce e arriverai al campo. Torneremo dopo aver trovato gli altri. Noi andremo dritto. Liv è un uomo retto e leale. Segue un rigido codice d'onore, più di molti altri. E costruisce le migliori navi che abbia mai visto. Ci hanno permesso di fuggire da Grantbridge. Non ha una forza straordinaria, ma è saggio, astuto e molto sfuggente. Come un pesce che sa guizzare via da una rete. Cosa vedi, Sinin? Lupi. Hanno circondato qualcuno. Devo stare attento. Loki sta ridendo persino in catene, dannati mangiacarogli! Non me lo merito! Andatevene! Via! Sembri a pezzi. Cos'è successo? Per sfuggire ai sassoni sono finito dritto dritto in un covo di banditi. Ma Freyr mi ha protetto. E li ho visti prima che loro vedessero me. Sei l'unico della tua ciurma ancora vivo. Sì. E lo sono per miracolo. Ma se Odino e Freya saranno generosi, gli altri presto banchetteranno con gli dèi. Il nostro accampamento è qui vicino. Una luce ti guiderà. Raggiungilo, Galin, e riposati. Eivor e io troveremo gli altri. Tornerò all'accampamento. Quando mi sarò ripreso, assisterò gli altri con una cura degna di Freya. Liv e Galin non sempre vanno d'accordo, ma hanno legato dalla presa di Grendel. Non scorre buon sangue? In un certo senso. Entrambi si consideravano il mio secondo, e per cui non ci vediamo. Ma io non faccio preferenze. A volte la rivalità può avvelenare l'amore tra fratelli. Ma può anche tirare fuori il meglio di noi. Sì, pensata bene. Thank you.
Guidami. Una vecchia capanna circondata da sassoni. Forse hanno intrappolato dei danesi. Ecco, bravi! Forza, sfiancatevi, poveri cuccioli! Non sanno neanche forzare una porta! Marcirai all'inferno quando avremo fatto! E invece prenderete solo delle gran legnate! È Birna, ne sono certo. Anche se avessi la testa sommersa, la riconoscerei. Segno. Io sì con me. Qualcuno fare pulizia qui fuori. Ce la siamo cavata. Potremmo anche fondare un nuovo villaggio. Prosegui, Birna. Leif e Galin sono al sicuro al nostro accampamento. Eivor, raggiungici quando sei pronto. Grazie, Soma. E anche a te, raggio di sole. La luce ha guidato gli ultimi dei miei soldati. Entro domani avremo recuperato le forze e potremo riconquistare la città. Non ho ancora parlato con Leif, Birna e Galin riguardo a questo. Dopo i miei errori, chissà cosa penseranno di me.
Ti saranno grati. Hai rischiato la vita per loro. Io lo sarei. Per il martello di Thor, uniti. Anche in questa situazione. Galen, sembri stremato. Non piangere i tuoi uomini. Canteranno le tue lodi nella sala dei caduti, dove ci attendono. Grazie, mia Jarla. Leif, sopravvivi a ogni tempesta. È bello essere tornato, Soma, tutto intero. E sappi che ti seguirei nell'occhio della tempesta, se solo lo volessi. Birna, è bellissimo vederti viva. È molto bello essere viva. Ho perso così tanta gente, ma ho ancora voi tre. Per questo sono la guerriera più fortunata di Midgard. E Eivor, hai dimostrato grande valore. Aiutaci a riprendere la città e sarò tua alleata. La mia lama è tua, per Grendridge. Questa notte riposeremo per recuperare forza e spirito. Alle prime luci dell'alba ci riprenderemo Grendridge! Passa la notte fra noi, Eivor. Prendi ciò che ti serve. Sembra che altri uomini di Soma abbiano seguito la luce fin qui. Galen, dico bene? Sì, esatto. E tu sei Eivor, l'immenso guerriero, l'eterno combattente. È un nome glorioso. Ti ringrazio. Eri nei guai quando ti abbiamo trovato. Puoi dirlo. I sassoni mi hanno inseguito tra le paludi fino a farmi finire in un covo di banditi. Poi sono arrivati i lupi. Tutti attendiamo il grande giorno, il giorno in cui moriremo. E dobbiamo saperlo accogliere. Io ero pronto e ne sono fiero. Ad ogni modo, mi rallegra vederti vivo. Leif, Soma dice che le sue navi sono opera tua. Ebbene sì, hanno tutte una chiglia slanciata, un albero robusto e un poema inciso sullo scafo per celebrare i Drengr capitani che la comandano. Una nave custodisce molti destini. Pochi strati di legno a separarti da una tomba di acqua. L'ideale per ospitare una poesia, no? Certamente. Sono lieto di battermi al tuo fianco, Leif. Anche io, Eivor. Grazie per averci tratti in salvo dalla palude. Devi essere Birna. E tu sei Eivor, raggio di sole. Hai perforato la nebbia come il sole penetra nel ghiaccio. Il tuo morale è alto, nonostante ciò che ti è successo. L'agguato, la fuga da casa. In questo momento sì, ma... Ah, lo senti? Il momento è fuggito. E ora ne inseguiamo un altro. Questa è vita. Lieto di combattere con te, Birna. Mi piaci, Eivor. Potresti aiutarmi o approfittarti di me, ma devo dire che apprezzerei in entrambi i casi. È un nuovo giorno e l'aria già brucia. Siete pronti per la battaglia?
Riprendiamoci la tua città. Questo sì che è parlare. Ci vediamo alla porta occidentale di Grantbridge. Ci siamo radunati là. A te non piacerebbe prendere ordini da nessun altro se non dal tuo Jarl, al tuo paese. Io combatto per Sigurd, solo per lui. Tu sei su questa nave, Dag. Combatti per me e per la lealtà di Sova. Ricordalo. Andiamo via da qui! Issate la vela! Portate qualcosa! Cominceremo da qui. Due squadre furtive, una su ogni lato della porta. Entrate al segnale, non un momento prima. Wigmund sa che siamo qui. Come previsto. Inizierò a negoziare. Lui rifiuterà la mia offerta di pace e la conversazione avrà un finale inaspettato. Wigmund, ladro d'onore! So che sei lassù. Riconsegnami Grantbridge, Wigmund. Evitiamo spargimenti di sangue. Parliamone da capo a capo. Di che dovremmo parlare? Non avete niente da offrirmi. Io sono superiore a te per nascita, pagana. Io sono nato nobile. Tu invece hai il sangue di uno schifoso troll. Ho costruito io questa città. Dalla prima capanna al porto fiorente che è ora. Sappiamo entrambi che senza la mia guida tu la prosciugherai. Andatevene! Tornate alla palude che vi ha sputato fuori, pagani! Wigmund, riproviamoci un'altra volta. Abbandona Grantbridge. E quando sarà di nuovo mia, forse ti risparmierò la vita. Beh, io regno su Grantbridge. Questo è il mio dominio. E voi, piaghe fetide che infettate questa terra, sarete purificati a dovere! Fatti dare un consiglio, vecchio orso. Il modo più sicuro di purificare una piaga infetta non è con una lama, ma con il fuoco! Devo essere molto cauto qui. Ora! Danesi del Grantbridgeshire! Riprendete ciò che è vostro! In nome di Dio! Cosa vi ha fatto? Ora non c'è da... Una vanità! Guardate da dietro! Non hai speranze! L'inferno ti prende! Veniva fuggito.
armi e muori! Provate a fermarmi! Provateci! Al diavolo! Ogni colpo è deciso! Non vedo Wigmund da quando siamo entrati. Raduniamoci alla casa lunga, è lì che lo troveremo. Pagherai per i tuoi peccati! Nessuna pietà! E le acque si sono calmate. Vai, io mi sbarazzerò di questi miseri. Fuggirmi per sempre. Affronta la tua morte. Porci pagani! Wigmund è fuggito! Fuggito! Io... Resta dove sei. Ti strapperò. Senza tregua! Tua carcassa concimerà i miei campi. Eivor, con me. Nessun segno di Wigmund. Forse si nasconde in città. La perlustriamo? No. Ormai sarà lontano, contaci. Che vile codardo. Ma abbiamo mostrato la nostra forza. Vieni con me. Suona il nostro corno di guerra e proclama la nostra vittoria. La contea saprà che Grantbridge è stata riconquistata. Il corno annuncia prosperità, longevità e abbondanza. Perché io? Perché no? Sei stato la chiave di questo attacco. Sei stato decisivo. Che il vento del tuo respiro ridia vita alla mia città. Yeah!
celebreremo come gli dèi! Il mio clan sa come festeggiare e so che ne convieni. Ti sei divertito? Io sì, ma tu hai festeggiato o eri in lutto? Sembravi incerta. La notte dell'agguato, ho sentito urla strazianti provenire dalla Casa Lunga. Poco dopo, la città era invasa dai sassoni. Ho ordinato la ritirata. Il grande giorno ci attende, ma non così. Non era giusto. Ne ho sentito parlare. Sassoni comparsi come ombre dal nulla. In tutta la mia permanenza a Grantbridge, il tunnel era il progetto più delicato. È il più segreto di tutti. E ora decine di sassoni sanno che esiste. Le uniche persone a sapere del tunnel eravamo io e i miei consiglieri fidati. Wigmund sarà fuggito approfittando del caos. I miei uomini presidiavano la città e tutte le entrate. Wigmund sapeva del tunnel e l'ha usato per entrare e per fuggire. Chi è stato? Ekif, Galin e Birna. Non ne ho idea. Ma sono stati loro ad aiutarmi a scavarlo in gran segreto. Speravo di poter contare sul tuo intuito. Sei un nuovo alleato. Potresti indagare per me. Ti ho promesso che avremmo salvato la città, ma pare che non siate ancora al sicuro. Bene. Ho inviato Galin, Leif e Birna a distruggere gli ultimi centri di potere di Wigmund nella contea. Raggiungili, combatti con loro e impara a conoscerli meglio che puoi. Scopri chi tra loro mi ha tradita. Farò il possibile, ma tu conosci i tuoi guerrieri meglio di me. In confidenza, ho il cuore greve. Amo quei tre come fossero parte di me. Mi serve un giudizio chiaro e affidabile. Mi servi tu, Eivor. Sono con te. Grazie. Sentiti libero di indagare come preferisci. In città o nel tunnel. Ed ecco un dono per aver riconquistato Grantbridge con noi. Uno degli ultimi cimeli della mia famiglia.